Antonio Simone, prima festa del cacciatore, tanti sacrifici, alla fine però siete riusciti a farci vivere questa bellissima giornata. Ma io spero di sì, nel senso che sono i cacciatori a dimostrarci questo. Abbiamo avuto delle grandi presenze, in questo momento siamo a circa 130 tiratori, 130 cacciatori che sono presenti in questa fantastica festa, e quindi direi che al momento posso dire che va bene, che è riuscita. Ma la cosa più bella è il progetto, una grande beneficenza verso un'associazione della Sicilia, un'associazione di San Cataldo che si chiama Progetto di Vita, che si occupa di bambini con problemi legati all'autismo, e queste associazioni siciliane noi sappiamo che vivono di questo, perché c'è poco denaro per loro, e questi bambini vanno aiutati, queste famiglie che hanno questi problemi vanno aiutate. Bellissima giornata, bellissimo contesto, tanti tiratori, una bella novità per la Sicilia, questo percorso di caccia itinerante, e che ne vale la pena, perché questa categoria, principalmente il percorso di caccia, abbraccia proprio tanti cacciatori, perché i tiratori della Fossa Olimpica e altri sono ben altri, ma questo abbraccia proprio il mondo, si può dire, tanta gente del mondo venatorio. Lo si chiama percorso di caccia itinerante perché le macchie sono dislocate in varie posizioni del campo, spari 5 piattelli, ti poi sposti altri 50-100 metri e spari altri 5-6 piattelli, alla fine 25 piattelli ti fermi ed è passato un bel pomeriggio. In questo caso noi abbiamo qua un volo che, diciamo, che simula molto la quaglia, perché parte da terra e va verso l'alto, mentre nell'altra macchina che abbiamo dietro, quei alberi d'olivo, si simula il fagiano, cioè fa una traiettoria tipo un semicerchio nell'aria. Stefano Privitera, presidente dell'associazione Liberi Cacciatori Siciliani. Ma sono realmente liberi questi cacciatori siciliani? Ma indubbiamente dovrebbero essere liberi. Purtroppo oggi il cacciatore è una categoria un po' maltrattata, anche perché le istituzioni, diciamo, che non favoriscono la nostra attività. L'indotto dell'attività venatoria va utilizzato, va aiutato, va spinto. Romina, com'è andata? Bene, ho fatto 20 su 25. Per me è un buon punteggio, anche perché mi sono pure divertita. Che cos'è per te la caccia? Per me è una passione. Io esco con mio papà, cioè, andiamo a fare quella mangiata fuori con gli amici, le montagne, è una passione. Com'è andata? Benino. Quanti piattelli? 14. Quindi al di là del numero dei piattelli rotti, alla fine quello che conta è vivere una, certo, bella giornata. Questo non è un problema affatto. Ma l'importante è che abbiamo incontrato un sacco di persone, ognuno scambia opinioni, a chi prende l'uccello più grosso, a chi lo prende più piccolo, chi prende un coniglio, chi non sbaglia mai un piattello, chi... e poi alla fine si sa, nessuno dice tante balle quanto il cacciatore a balle, si dice. Presidente, oggi i cacciatori siciliani e calabresi hanno sparato col cuore. Assolutamente, hanno fatto centro. Io penso che hanno preso il punteggio più alto oggi, perché hanno dato la possibilità di metterci anche noi come organizzazione di nuovo per l'ennesima volta in gioco. I nostri ragazzi hanno bisogno di aiuto, e hanno bisogno dell'aiuto di tutti, perché non sono figli soltanto di alcune famiglie, sono figli di tutti. E quindi se ci uniamo e facciamo rete potremmo veramente realizzare e concretizzare delle opportunità, dei progetti di vita che possono trasformare la vita di questi nostri ragazzi.